Virtus Cupello per me è stata una scelta importante in estate, fatta di tante motivazioni perché comunque avevo voglia di ributtarmi in gioco e a Cupello mi trovo davvero molto bene, quindi è veramente una famiglia, quindi sicuramente sensazioni molto 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 positive. Vuoi spiegarci nel dettaglio le fasi sulle quali lavori e magari anche quelle più difficoltose che affronti nell'arco di una stagione? Sì, nell'arco della stagione comunque ci sono vari cicli di lavoro. Secondo me siamo partiti fine luglio con dei carichi progressivi, e quindi sia dei lavori di resistenza, poi siamo spostati sulla forza e quindi poi andiamo a replicare in settimana ciò che è stato fatto comunque in preparazione. Sicuramente questo. Il martedì andiamo a lavorare su un lavoro aerobico solitamente. Il mercoledì andiamo a lavorare la forza, poi il giovedì facciamo un'amichevole e il venerdì andiamo a fare la classica rifinitura, la rapidità, quello che consente comunque l'allenamento prima della partita, fondamentalmente. Il ciclo di allenamenti cambia anche durante il periodo o è sempre lo stesso? Cambia l'intensità, sicuramente cambia l'intensità in virtù della partita che vai, del ciclo che vai affrontare, della partita che vai affrontare. L'intensità è il termine che va a coniare tutto quanto. Quindi cambia rispetto alla partita che vai a affrontare la domenica, cambia rispetto ai carichi di lavoro che vai a fare, quindi sì, sicuramente comunque va a cambiare, si modifica continuamente. Capitolo infortuni invece, come si cerca di prevenire al massimo? Sì, guarda, capito gli infortuni, fortunatamente fino a questo momento, a parte il giardino che purtroppo in una partita si è fatto male al ginocchio, e altri infortuni importanti non ce ne sono stati in questo momento, quindi da questo punto di vista stiamo lavorando molto sulla prevenzione dell'infortunio, l'abbiamo fatto in estate, lo facciamo continuamente e dai, da questo punto di vista ci teniamo abbastanza soddisfatti, comunque c'è un lavoro di coesione con il mister, con tutto lo staff, con i massaggiatori, quindi siamo contenti da questo punto di vista, assolutamente sì.